Ciao ragazze, in questo video voglio proporvi una ricetta deliziosa dei cupcake al cioccolato per San Valentino. Partiamo subito con gli ingredienti. Vi serviranno 90 g di farina 00, 120 g di burro, 120 g di zucchero, 2 uova intere, 100 g di cioccolato fondente e un cucchiaino di lievito. La prima cosa da fare è quella di andare a setacciare gli ingredienti secchi, quindi la farina e il lievito. Dopo aver setacciato la farina, aggiungo il cucchiaino di lievito e mescolo per amalgamare gli ingredienti. Passo poi al burro, lo vado a tagliare a pezzettini. Io mi dimentico sempre di tirarlo fuori dal frigo un'ora prima per farlo ammorbidire. Quindi, se come me vi dimenticate di tirarlo fuori prima di realizzare questa ricetta, vi consiglio di andare a lavorarlo con le mani. Quindi preparo il mio burro, lo taglio a cubetti, aggiungo lo zucchero e poi con le mani vado a lavorare il composto. Deve risultarvi una cremina abbastanza morbida. E poi vado a terminare questo passaggio con le fruste. Passo alle uova, bisogna aggiungere un uovo alla volta, quindi aggiungo il primo uovo, lavoro il composto con le fruste e poi aggiungo il secondo uovo. Una volta che il composto è bello morbido, bello cremoso, vado ad aggiungere il cioccolato fondente che ho sciolto precedentemente in microonde e con la spatola vado ad amalgamare il cioccolato all'impasto. Vado poi ad aggiungere gli ingredienti secchi, ovvero la farina e il lievito. Aggiungo un po' di farina per volta, non tutte insieme, quindi aggiungo la mia farina, mescolo con la spatola per incorporare la farina al composto. Quando la farina si è incorporata perfettamente, aggiungo altra farina e così via. Una volta che il composto è pronto, vado ad accendere il forno a 180 gradi e poi inizio a preparare i miei cupcake. Utilizzo questa teglia preimpostata per muffin che potete trovare in qualsiasi negozio di articoli per la casa. Vado a inserire tutti questi fantastici pirottini che ho trovato da Tiger in perfetto mood San Valentino, perché sono tutti rossi con i cuoricini bianchi. Con l'aiuto di un cucchiaio e di un cucchiaino vado semplicemente a versare il composto nei pirottini. Come potete vedere vado abbastanza d'occhio, non ci sono delle dosi precise. Mi raccomando però di non riempirli troppo, perché altrimenti poi in forno si gonfieranno e saranno un po' troppo grandi. Una volta che ho riempito tutti i pirottini vado a infornare a 180 gradi per 15-20 minuti, mi raccomando però teneteli sotto controllo. Mentre i cupcake cuociono in forno vado a preparare la glassa al cioccolato. E per realizzarla servono 185 g di burro, 185 g di zucchero a velo, 200 g di cioccolato. Io ho scelto di utilizzare sia il cioccolato bianco che il cioccolato al latte. Poi semplicemente delle decorazioni a piacere. Come prima cosa vado a tagliare il burro a cubetti, che deve essere precedentemente ammorbidito, deve essere abbastanza morbido per poterlo lavorare al meglio, e poi aggiungo lo zucchero a velo. Dovete ottenere una crema molto molto morbida e poi vado ad aggiungere il cioccolato al latte che ho sciolto precedentemente in microonde. Prima lo amalgamo un po' con la spatola e poi lo vado a montare con le fruste.
Ripeto lo stesso procedimento con il cioccolato bianco, quindi aggiungo al composto il cioccolato fuso e vado semplicemente con le fruste a montare la mia crema. Adesso arriva sicuramente la parte più bella, ovvero la decorazione dei nostri cupcake. Con l'aiuto di una sac à poche vado ad aggiungere prima la crema e poi le decorazioni. Ho deciso di fare alcuni cupcake con la glassa al cioccolato al latte e alcuni con la glassa al cioccolato bianco, però devo dire che tra i due preferisco quelli al cioccolato al latte. E poi inizio a decorarli, quindi metto queste palline tutte colorate e poi i cuoricini che sono in perfetto mood appunto di San Valentino, proprio sono perfetti per questa festa. Potete trovarli al supermercato tranquillamente. Spero che l'idea vi piaccia, è un piccolo pensierino per San Valentino ma fatto veramente con il cuore, credo che non ci sia niente di meglio. Questo è il risultato finale, sono veramente super soddisfatta di come sono usciti. Ho cambiato un po' la ricetta, tempo fa utilizzavo dosi differenti e invece con questa nuova dose mi sono accorta che i cupcake all'interno restano veramente morbidissimi. Con la glassa però possono durare al massimo 3 giorni tenuti in frigorifero. E basta, spero che il video vi sia piaciuto e di avervi tenuto compagnia. Se volete provare a rifarli mi raccomando taggatemi su Instagram o mandatemi una foto in direct. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!